buona giornata dal vostro Costa 95 e oggi inizio il primo video di settembre, questo qua, che vi parlerò di film su quello che accadrà nel futuro, su quelli che potremmo vedere nel futuro e le grandi opere di Julio Lewis, Carlo Verdone, Jim Carrey. Innanzitutto voglio considerare queste prime 5 posizioni, quindi una classifica abbastanza breve. E iniziamo. Al numero 5 c'è, sì, Beverly's Cop 4. Sì, c'è il sì di Eddie Murphy, del regista. C'è uno schizzo anche di trama. Axel Foley è diventato capo della polizia di Detroit e è assunto il figlio per mandarlo a Beverly's per un carico di droga. Però il regista non è contento della sceneggiatura perché insomma, vuole rifarsi al primo Beverly Hills Cop. Cioè un buon thriller con Eddie Murphy che fa ridere. Al numero 4, Beetlejuice 2. Sì, c'è sì di Tim Burton. Questo l'avete sentito, l'avrete anche sentito anche voi, quindi c'è anche il sì di Michael Keaton e c'è il sì di Winona Ryder, perché se cambiamo i personaggi lei non ci stava, però e la cosa un po' mi puzza perché perché Michael Keaton e Tim Burton stanno lavorando per Dumbo. Non so se è la voce è Michael Keaton di Dumbo. Però secondo me non si farà. Perché cioè, ci sono troppe casualità che non fanno. Insomma, tre prove fanno un caso e io non ho vista neanche una di prova, quindi al terzo posto Space Jam 2. Sì, c'è sì di LeBron James, c'è sì del regista, però sono andato a vedere, mi sono informato sui vari siti e c'è scritto tra parentesi 2019. Io non so se 2019 è l'uscita del film in America o le riprese, perché ancora non c'è stato niente, proprio sai 0000 0. Spero che si farà, perché insomma però dovranno regalarci un super film, perché già è stato spettacolare Space Jam con Michael Jordan, Bugs Bunny, Lola Bunny, insomma, bisogna farlo proprio ad occhiello, perché non la nascita dei More Stars, non so. E passiamo alla commedia nostrana, Upis 3. È vero, se ne è parlato. C'è anche un buono spunto di trama, che uno in galera, uno si gode la pensione al di là del mondo, uno fa ancora il lavoro, fa ancora il lavoro, penso già ricalà. Faranno per il merchandising, vabbè, così. Però sono quasi sicuro che hanno detto sì tutti gli attori, da Christian De Sica, Massimo Boldi, Ezio Greggio, Erika, tutti. Però manca
chi caccia i sordi, cioè Aurelio De Laurentiis, perché a parere di Ezio Greggio ha in mente solo il Napoli. Io non l'augurerei a nessuno perché, insomma, smerdare due film in toto, non... lasciamoli là, Yuppies e Yuppies 2. E infine, rullo di tamburi, parva, 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 Ted 3. Sì, c'è stata una breve conferenza, cioè una breve intervista di Seth MacFarlane, che se il pubblico lo vorrà, proprio la sua bocca l'ha detto, noi faremo Ted 3, non c'è nessun problema. Inizialmente si era spostato un po' sui Griffin, voleva fare del film dei Griffin, però non gli è stato possibile perché nessuno lo censura. È proprio questo il meccanismo che dovrebbe avere un buon regista. Nessuno lo censura, quindi non lo faccio. Il giorno che sarà censurato perché diciamo cose giuste ma dai poteri forti sbagliate, allora lo farà. Però T3 c'è già uno spunto di trama proprio pizzichino con Mila Kunis che dovrebbe ritornare, quindi non so. Spero che li facciano entrambi, tranne Yuppies 3. E se vi è piaciuto il video, lasciate un pollice in su. Se il video non vi è piaciuto, lasciate un pollice in su e in giù. E ogni venerdì uscirà questa rubrica. E niente. Ciao dal vostro Cosa95.